Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere una ricettina buonissima per San Valentino. Abbiamo pensato di fare delle chips fatte con il platano, non la solita patata, ingustite con il sale e altre spezie. Qualcuno l'abbiamo anche tagliata a forma di cuore, sono carinissime, buonissime. Queste a San Valentino le potete mangiare insieme ai vostri fidanzati, fidanzate o amici, se non siete accoppiati, insomma. E è una ricetta in collaborazione con una ragazza dolcissima, bravissima e bellissima, Caterina, che saluto. E anche lei ha fatto un video per San Valentino, ha fatto un dolce squisito e non vedo l'ora di rifarlo, e quindi vi invito a vedere anche il suo video. E intanto vi faccio vedere come si fanno questi. Per prima cosa quindi sbucciamo il nostro platano, che come vedete assomiglia d'aspetto a una banana, però ha una buccia totalmente diversa, è molto molto dura, ci somiglia soltanto, anche il sapore e l'odore sono molto differenti. La banana ad esempio è molto più dolce, più morbida, invece questo non è assolutamente dolce. E lo tagliamo a fettine aiutandoci con una mandolina, così facciamo subito. Siccome San Valentino facciamo qualche fettina a forma di cuore utilizzando questo stampino piccolo piccolo. Guardate che carini questi cuoricini, e adesso li andiamo a insaporire. Aggiungiamo l'olio e adesso insaporiamo bene con gli aromi che più vi piacciono. Noi ad esempio mettiamo le erbe aromatiche, il nostro solito mix, ci mettiamo ovviamente il sale. Ci mettiamo una spolverata di peperoncino, io ne metto poco perché questo è fortissimo. Aspetta, ho messo pure troppo. E ci mettiamo un po' di curcuma, che fa bene e le rende belle colorate. Olè. Potete mettere, non so, la paprika, il curry, quello che vi piace, che utilizzate di solito. Adesso impastiamo bene, abbastanza delicatamente perché altrimenti rischiamo di rompere le patatine. E dobbiamo far andare tutti quanti gli ingredienti, ho infranto un cuore, su tutti quanti i lati, quindi proprio le massaggiamo. Come vedete la ricetta è veramente semplicissima e ormai non ci rimane che mettere tutto quanto su una teglia, ovviamente con la carta forno. Inforniamo a 190 gradi. Come vedete la ricetta è veramente semplicissima e anche molto veloce, anzi fate attenzione al forno perché poi bruciano in un attimo. Le nostre patatine hanno cotto circa 10 minuti, fate attenzione al forno perché bruciano in un attimo, quindi dopo 8 minuti circa controllate, se sono dorate spegnete subito, non lasciatele nel forno perché poi è un attimo e le dovete buttare. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, come prima vi invito a vedere il video di Caterina, il suo canale si chiama Le Ricette di Cater20, e vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!